Io devo dire che quando si elegge il Presidente della Repubblica, i parlamentari sono soggetti liberi da mandato, anche rispetto al partito. Cioè c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, quindi quello non è un tradimento, è una scelta libera. Ma sta difendendo quello che ha scritto sulla scheda, nano maledetto non sarai mai eletto. Nano maledetto, sarà stato uno degli avversari della democrazia. La verità è, traiamo una morale da questo dibattito che abbiamo fatto. Quello che ha indicato Marcello Sorge, in qualche maniera Trepè e la Gisleria hanno fatto eco. L'antidoto al tradimento parlamentare è la elezione e non la nomina dei parlamentari. Il ritorno alle preferenze. Eccola, doveva chiudere.